I passeggeri eccezionali si avviano a salire su un treno messo a loro completa disposizione. L'avvenimento è stato realizzato per iniziativa di una casa di mode, di una importante compagnia petrolifera e da un'agenzia fotografica che hanno trovato presso le Ferrovie dello Stato ampia collaborazione. Numeroso il bagaglio al seguito. Tutto perché il volto grazioso di Luisa Rivelli possa risaltare incorniciato dagli assurdi e deliziosi cappelli che aumentano la statura delle nostre metà e diminuiscono il volume del nostro portafoglio. E perché José Greci, la Madonna del film Ben-Hur, possa trovare fra tanti vestiti ispirazione per una nuova tinta di rossetto. Tutte le male arti femminili sono alleate in questa ondata della novella stagione, per cui, o uomini, vi mostriamo queste immagini perché possiate prepararvi a difendere i vostri averi. Gli obiettivi scattano e fermano l'immagine di Luisa pericolosamente intraprendente. Non bisogna parlare al macchinista, ma soprattutto non bisogna agitarlo. Il viaggio è breve, Roma Termini, Frascati. Anche se preavvisato, il capostazione appare ugualmente perplesso e sorpreso. Si cambiano gli abiti. Questi sono cappelli che creano il tipo di donna intellettuale. Si ispirano ai cestini di importanti scrittori. Un tocco anche all'abbigliamento maschile. E si improvvisa un défilé a beneficio dei fotografi. Ancora un flash. Chi decise il colore esterno dell'ALN 773 potrà essere lieto che esso possa servire persino da fondale alla sempre mutevole bellezza muliebre.